Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai parafarmaci, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo il parafarmaco Normone Junior. A cosa serve? Normone Junior ha un parafarmaco appartenente alla categoria degli shampoo. È commercializzato in Italia dall'azienda APRB Città di Misa di Roberto Grandi e CSAS. Informazioni commerciali. Titolare: APRB Città di Misa di Roberto Grandi e CSAS. Concessionario: APRB Città di Misa di Roberto Grandi e CSAS. Categoria di appartenenza: shampoo. Confezioni: Normone Junior Shampoo 200 ml. Indicazioni: shampoo studiato per detergere delicatamente, rispettando la fisiologica del capello e le sue funzioni naturali, che lo rende particolarmente adatto per i capelli fragili e sottili come quelli dei bambini, o sfruttati dall'uso di tinture o permanenti. Componenti e ingredienti: acqua, lauril betaine, PEG, 120 metil glucoside oleate, lauril glucoside, idrolyzed vet protein olivate, sodium lauroil sarconinate, propilene glycol, sodium PCA, pantenol, urea, glucose, profumo, sorbitol, imidazolidini l'urea, fructose, sodium benzoate, potassium sorbate, idrolyzed vet protein, disodium edta, glicine, sodium glutamate, sodium cloride, lisine, malic acid, citric acid, tartaric acid, glicolic acid, lactic acid, sodium idroxide, potassium idroxide, fenoxietanol, metilparaben, etilparaben, propilparaben, vaccinium mirtillus. Fonte, Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo parafarmaco esaminato.